Questa è la corona d'alloro ormai secca e schiacciata che mi sono messo in testa praticamente una settimana e mezza fa, da quando sto registrando questo video, per celebrare la mia laurea in video design allo IED di Milano. Infatti oggi vi parlerò di come è stato lo IED di Milano indirizzo video design alla conclusione dei suoi 3 anni di studio. E ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. La mia tesi, il mio cortometraggio di tesi, non posso ancora farvelo vedere. Non so se potrò in realtà farvelo vedere perché deve girare ad alcuni festival, ma nel caso vi lascio il link qui sotto in descrizione. Nel caso non ci fosse il link qui sotto in descrizione è perché non ve lo posso far vedere. Quindi ogni tanto andate a controllare. Vi voglio parlare di quello che è stato lo IED di Milano indirizzo video design dopo 3 anni, perché io quando mi volevo iscrivere avrei pagato oro per avere un video di questo tipo, quindi spero che sia d'aiuto a tutti coloro che si vogliono iscrivere a questa, che possiamo chiamare a tutti gli effetti un'università. Infatti hai degli esami, una tesi e una proclamazione con tanto di corona d'alloro come una vera università, anche se io non la definisco una vera università, anche a giudicare dalla torta che mi sono fatto fare. Poi ne parliamo perché scherzo su questa cosa. Quindi innanzitutto lo IED è un'università, quindi non è come una di quelle tante scuole che si vedono che non si sa mai se sono affidabili oppure no, cosa ti danno, cosa non ti danno, mentre lo IED innanzitutto è un'istituzione, un qualcosa che ti dà un pezzo di carta che è riconosciuto anche dal MIUR. Sul mio canale potete già trovare 2 video riguardo allo IED, cioè quello in cui mi andavo ad iscrivere vincendo la borsa di studio, quindi se volete sapere come vincere la borsa di studio per risparmiare qualche soldo andate a vedere il video che vi lascio qui in alto. Ancora mi fate domande di questo tipo, ma se mandate la candidatura per la borsa di studio, quello che interessa allo IED è l'idea, non la qualità del vostro progetto, che sia fotografico, videografico, di moda, chissà che cosa. No, interessa l'idea. Potete fare un video col telefono, un video con una telecamera VHS, l'importante è che l'idea sia buona, perché poi come raggiungere la qualità nel video, quello dovrebbero insegnarvelo loro. Quindi loro sono alla ricerca di persone con delle buone idee per poter finanziare loro gli studi, e questo è il succo del discorso. Poi ho fatto anche un video dopo 1 anno di IED che potete trovare qui sempre se volete dare un'occhiata, e alla fine questo qui conclusivo dei 3 anni, perché sono cambiato un po' di cose, ho capito un po' di cose, c'è stato il COVID di mezzo, tanti problemi, ma comunque ci sono state molte, troppe cose che non mi sono piaciute, e mi dispiace perché qui se io avessi visto questo video prima di iscrivermi mi sarei mangiato le mani per non sapere cosa fare a questo punto, perché se avessi visto uno youtuber che ne parla male, insomma, non mi sarei iscritto così facilmente. In realtà io mi ero iscritto perché tutti ne parlano bene, questo IED di Milano è qualcosa di assolutamente speciale, una garanzia per il lavoro e tutte queste cose qua. Entriamo nel vivo e adesso vi spiego cosa ne penso io. Allora, partiamo dal fatto che io allo IED sono già arrivato con delle conoscenze piuttosto avanzate di videomaking, ma anche di fotografia, perché io mi sono iscritto al corso di video ma in realtà faccio anche foto, e soprattutto sono arrivato già con una partita IVA, quindi già lavoravo, e anche con un bel corredo mio personale di attrezzatura, ok? È importantissimo fare questa premessa. Perciò nel mio caso non penso che lo IED mi abbia dato tanto, un po' per colpa dello IED secondo me, e ora vi dirò perché, un po' anche per colpa mia. Non sono solito dare sempre le colpe agli altri io, c'è sempre un concorso di colpa che in questo caso potrebbe essere mio, secondo me è dovuto al fatto che io lavoravo e quindi parallelamente allo IED io pensavo al lavoro, e certe volte mi sentivo di perdere delle opportunità a causa dell'obbligo di frequenza dello IED, che io non capisco perché debba esserci questo obbligo di frequenza, ti fanno pagare gli esami se superi il limite di assenze, questa cosa è assurda per un'università di questo tipo dove, diciamocelo, molte cose si possono imparare tranquillamente su un video di YouTube. E quindi in sostanza il mio arricchimento è stato poco.
secondo me. Quindi, a chi è rivolto lo YED, secondo me? Allora, innanzitutto, prima di iscrivervi, parlo di video design, attenzione, però questi discorsi si potrebbero tranquillamente applicare su tutti gli altri corsi che lo YED offre, dalla moda, dalla grafica, dalla fotografia, e non so che altri corsi ci sono perché sono veramente un'infinità. Innanzitutto, per video, secondo me, importantissimo conoscere almeno le basi, il triangolo dell'esposizione, diaframmi, tempi, ISO. Se non conoscete queste cose, farete molta fatica all'inizio, quindi importantissimo da sapere. Ovviamente almeno una base di montaggio, almeno come tagliare le riprese, come si apre Premiere, ok? Almeno quello, perché sennò farete tanta fatica. Per il resto non serve altro, secondo me, perché grosso modo ve lo insegnano. Il problema è che quello che hanno insegnato, secondo me, sono le basi. Dopo devi fare tutto da te. Quello che mi sarei aspettato io era un corso sulle videocamere, cioè prendere le varie videocamere che abbiamo a disposizione allo YED e dirci: questo pulsante fa questo, quest'altro fa quest'altro, si può accessoriare in questo modo, in quest'altro, cosa che invece non c'è stata fatta. E io, che volevo imparare soprattutto a fare l'operatore, mi sono sentito questa grave mancanza. Questa grave mancanza, però, che non hanno avuto i miei compagni, e per questo io dico che c'è stato un mio concorso di colpa, secondo me, perché i miei compagni hanno tranquillamente imparato ad utilizzare queste camere, perché molti di loro non avevano un corredo di attrezzatura come quello che ho io, e quindi molto spesso per i loro progetti si sono trovati costretti ad affittare l'attrezzatura dallo YED, perché lo YED mette a disposizione una serie di camere, obiettivi, accessori anche molto costosi che possiamo utilizzare per i nostri progetti personali, ma soprattutto per gli esami. Quindi loro hanno sempre dovuto affittare questa attrezzatura, e perciò smanettandoci hanno imparato. Io invece mi sono ritrovato al terzo anno, dove ho fatto tutti i miei progetti con la mia attrezzatura che già sapevo usare, e quindi al terzo anno mi sono reso conto che queste telecamere professionali facevo fatica ad utilizzarle. Perciò, se come me eravate già ad un buon punto con una partita IVA, con un'attrezzatura, con delle conoscenze ben più ampie, perché se già lavorate, le conoscenze le dovete per forza avere, altrimenti se non ce l'aveste non lavorereste. In questo caso vi consiglio di lasciar perdere lo YED, perché vi offrirà poco di più, se non addirittura niente. Il discorso è diverso se avete bisogno di un pezzo di carta che attesti le vostre conoscenze, perché un conto è se io mi vado a proporre da un cliente dicendo sono un videomaker, un conto è andarmi a proporre a un cliente sono un videomaker certificato YED con tanto di laurea. Dovrebbe essere diverso, ma secondo me comunque i clienti guarderanno sempre i lavori che abbiamo fatto e non il pezzo di carta che abbiamo. Comunque, questa è una delle motivazioni per cui spero che questo YED mi faccia bene. Purtroppo mi sono laureato da una settimana e mezzo, perciò non vi posso dire se effettivamente questo pezzo di carta ha avuto degli effetti, e quindi per adesso ci sto ancora solo sperando. Ma prima di continuare, permettetevi di parlarvi un attimo dello sponsor di oggi, che è 4UK, sviluppata da Tenorshare. Se avete un vecchio telefono con una password o un codice di blocco che ormai non vi ricordate più e volete sbloccarlo, allora questa applicazione è quella che fa per voi. Vi basterà scaricarla sul computer e collegare il vostro telefono al computer tramite un cavo. A questo punto ci sono due procedure: le procedure per i telefoni Samsung e quelle per qualsiasi telefono Android. I telefoni Samsung potrete sbloccarli senza problemi, mentre purtroppo per tutti gli altri telefoni Android dovete purtroppo formattarli. Però almeno avendolo sbloccato avrete un altro telefono che potrete utilizzare. La procedura è assolutamente guidata sull'applicazione e servono pochi semplicissimi passaggi. Sostanzialmente dovrete spegnere il telefono e ripristinarlo tramite qualche tasto con la procedura che vi viene mostrata dall'applicazione. Una volta riacceso il telefono, per magia sarà sbloccato e pronto all'uso. Adesso però torniamo al video. Ma è necessario assolutamente iscriversi allo YED per fare questa professione? Assolutamente no, perché secondo me potreste raggiungere le stesse identiche conoscenze, se non addirittura migliori, semplicemente andando a proporvi gratuitamente presso qualcuno che già fa questo lavoro, quindi uno studio fotografico, una casa di produzione, un qualche freelance come me, e quindi vi proponete gratis in cambio di avere la sua conoscenza, lo accompagnate nei lavori per avere le mani in pasta e vedere tutti i problemi che si creano sui set, in varie circostanze, il saper trattare con i clienti. Secondo me quella potrebbe essere una palestra addirittura migliore dello YED, o comunque una palestra che potete affiancare parallelamente agli studi. Ma attenzione all'affiancare parallelamente agli studi, perché alcuni mi hanno fatto questa domanda: è possibile lavorare mentre si studia allo YED? È quello che ho fatto io.
o meglio, quello che ho cercato di fare, perché non è così semplice e scontato che si possa fare. Come vi ho detto prima, allo IED c'è l'obbligo di frequenza e per ogni corso non si può superare il 20% di assenze, altrimenti non verrete ammessi all'esame e soprattutto quell'esame dovrete pagarlo 140 euro per poterlo svolgere. Inoltre ci sono vari problemi, come per esempio se non ti presenti all'esame devi comunque pagarlo, ma se ti presenti ma dici di non sapere niente ti mettono respinto e quindi quell'esame lo puoi dare gratuitamente. Cioè, ci sono un po' di questi problemi, insomma i soldi escono sempre. E il problema è che vi danno un calendario, sì, ma questo calendario subisce molto spesso delle variazioni. È un po' come le scale di Harry Potter, gli piace cambiare. Soprattutto quando ci sono i giorni di vacanza. Ci sono dei giorni di vacanza segnati in nero perché sono le vacanze, per esempio Natale, quelle vacanze che sono vacanze in tutta Italia, ma ci sono quei giorni che sono liberi. Attenzione però, perché quei giorni possono tranquillamente essere impegnati da lezioni che devono essere recuperate, per esempio. Quindi, se voi prendete un lavoro anche un mese prima, c'è il rischio di avere una lezione proprio in quel giorno e voi dovete scegliere se perdere il lavoro a cui avete dato parola oppure perdere quella lezione e rischiare poi di dover pagare l'esame. Io ho lavorato, sì, ci sono riuscito, molto spesso ho dovuto litigare con i coordinatori perché per queste lezioni soprattutto certe volte venivano date le comunicazioni all'ultimo secondo o addirittura gli esami, cioè gli esami ci venivano spostati oppure non ci veniva comunicato l'orario oppure c'erano esami orali per cui dovevamo entrare a turno e non ci veniva comunicata la scaletta, perciò io non potevo regolarmi se potevo accettare un lavoro oppure no. Insomma, ci sono stati di questi casini che mi hanno reso la vita lavorativa parallelamente allo IED veramente complicata. Quindi fate attenzione se volete intraprendere questo percorso sia studentesco che lavorativo. E soprattutto io mi sento di aver perso tante possibilità a causa di questo IED, proprio per questo obbligo di frequenza. Molti lavori li ho dovuti rifiutare, viaggi anche strabelli pagati li ho dovuti rifiutare a causa di queste lezioni. Arriviamo all'ultimo capitolo di questa recensione dello IED, in cui vi voglio parlare della difficoltà di questa università, perché anche questa è una di quelle domande che mi viene posta molto spesso. Cioè, è difficile, è impegnativa, bisogna studiare tanto? Ragazzi, no. Diciamocelo chiaramente, molti miei compagni potranno essere in disaccordo con questa mia affermazione, ma io ho fatto metà anno di fisica, ho dato un esame, fisica 1 con 18 e poi me ne sono andato, quindi più o meno so cosa significa studiare in un'università vera e per questo io dico che lo IED comunque non è un'università seria, vera, cioè non prendiamoci in giro, è comunque un'università pratica, molto più abbordabile delle altre, perciò se c'è qualcuno che mi sta seguendo che studia medicina o robe di questo tipo sicuramente mi prenderà schiaffi se dico che lo IED è impegnativo. Diciamo che non bisogna studiare tanto, ma comunque c'è bisogno di stargli tanto dietro, cioè certe volte i progetti si accavallano e certe volte succede che le lezioni d'inverno si accavallano con gli esami e certe volte non si ha il tempo materiale. Cioè, c'è stato un periodo in cui abbiamo dovuto girare l'esame di regia 2, quindi un esame di un cortometraggio dove servono parecchi giorni per girarlo, montarlo e tutto quanto, e noi non avevamo il tempo materiale perché ci mettevano le lezioni. In periodo di esami noi ancora avevamo lezioni, e come facciamo a girare un cortometraggio se noi abbiamo le lezioni? Quindi ci sono stati questi problemi qui, problemi anche organizzativi di un'università privata che in genere viene vista come il paradiso, cioè nelle università private funziona tutto. Non è così, anche loro hanno i loro problemi e forse addirittura più gravi. Quindi diciamo che c'è solo un po' di stress psicologico dovuto alle consegne, ma ragazzi, sono sempre cose che in teoria ci piace fare, cioè se noi ci iscriviamo a un corso di video design ci piace girare i video, ci piace montare, quindi sostanzialmente è sostenibile, un po' meno per esami come sociologia. Cosa c'entra un esame di sociologia in video design? Io questo ancora lo devo capire, però comunque ci sono quegli esami un po' più teorici come storia del cinema, semiotica, che non ho ancora capito cos'è, storia dell'arte che ci può stare, teoria e metodi dei mass media,
anche quello ci può stare, ma la sociologia proprio lì non ce l'ho fatta. Quindi ci sono quegli esami in cui bisogna semplicemente studiare dalle dispense, dai libri, da queste cose qui. Invece la stragrande maggioranza degli altri esami sono semplicemente esami pratici. In sostanza, quindi, io ve lo consiglio. A me questo IED ha dato tanto? Allora, come vi ho detto prima, a me non sento che abbia dato tanto. Oppure forse mi ha dato delle cose che io ho imparato e che inconsciamente metto in pratica nel mio lavoro di tutti i giorni, ma guardando attentamente io non vedo un miglioramento importante, però magari ci sono state appunto queste cose inconsce che io metto in pratica nel mio lavoro di tutti i giorni. Mentre i miei compagni che sono partiti con meno conoscenze di me, ho visto che comunque hanno fatto il loro miglioramento, quindi se voi partite con la conoscenza base di tempi diaframmi ISO e conoscenze di montaggio, sicuramente potrete imparare qualcosa. Nel mio caso invece, che partivo già con delle conoscenze, mi sento di non essere stato arricchito più di tanto. Ultima domanda che mi fanno spesso, a cui voglio rispondere, è IED e lavoro. I lavori che tu fai, che vedo che fai su Instagram, te li ha trovati lo IED? No ragazzi, tutti i lavori che vedete sul mio Instagram li ho trovati tutti io, o comunque col mio giro di conoscenze che pian piano mi sono fatto. Lo IED non ti trova nessun lavoro, al massimo quello che può fare è aiutarti, nel senso che quando ti proponi con attestato di laurea IED, magari qualcuno potrebbe essere più favorevole ad assumerti, ma sempre che devi camminare con le tue gambe. C'è stato un corso che si chiama Career Service che è servito per inserirti nel mondo del lavoro, cioè loro dovrebbero aver mandato il tuo curriculum che ti hanno aiutato a scrivere ad alcune aziende, ma non ho trovato riscontri per adesso. Neanche i miei compagni, che io sappia, dovrebbero aver ricevuto proposte di lavoro tramite questo corso qui, quindi comunque il lavoro ve lo dovete trovare soli. Quindi se state pensando di iscrivervi, innanzitutto sicuramente provate le borse di studio. Come vi avevo detto, tutta la guida su come partecipare alle borse di studio la trovate nel mio primo video dello IED che vi avevo linkato qui. Se non la vincete, allora, se avete tanti soldi, se la vostra famiglia se lo può permettere, iscrivetevi, non dico di no. Però comunque l'opzione di andare a lavorare gratis presso qualcuno in cambio di farvi imparare questo mestiere potrebbe essere una scelta molto molto valida, e addirittura, se siete veramente bravi, migliore dello IED. Ebbene ragazzi, penso di avervi detto tutto, penso di aver risposto a tutte le vostre domande, penso che una guida di questo tipo sullo IED non ci sia proprio su tutta YouTube, e io speravo di avere una guida di questo tipo. Mi dispiace avervi un po' confuso le idee, perché se ne avessi parlato benissimo sicuramente voi sareste andati a iscrivervi, però vi ho detto le cose effettivamente come stanno, non c'è un bene o un male, sta a voi decidere se in base a quello che vi ho raccontato questo percorso fa per voi oppure no. Io come al solito resto a disposizione per qualsiasi domanda qui sotto nei commenti, oppure in direct su Instagram a @DavideMarranon, dove rispondo a tutti quanti. Il mio invito come al solito è sempre quello di lasciare un mi piace a questo video se vi è piaciuto, di iscrivervi al mio canale in cui vi parlo di fotografie e video analogici e non, e non mi resta che darvi appuntamento a venerdì prossimo alle 14, sempre qui sul mio canale. Ciao!